Roberto Danilo, in qualità di regista della compagnia teatrale I Folli Attori. Cosa vedremo questa sera? Lo scapolo impenitente del nostro amico Pasquale Forni. È un'idea di un ragazzo che cerca di prendere in giro la madre e ha trovato la sua compagna ideale, però le fa uno scherzo proprio il giorno del suo compleanno. Ce la metteremo tutte, tutta da ridere, ce la metteremo tutte, ci divertiremo in primis noi, dai, diciamo il momento alto, la maggior, diciamo, il momento alto è questa sera, diciamo, perché poi, vabbè, come tutte le esperienze teatrali, ci sono gli intoppi, eccetera, eccetera, malattie, per fortuna, lievi, passabili, quindi abbiamo lottato con i sacrifici, lavoro, famiglia, siamo riusciti ad essere qua stasera, ce la metteremo tutta, ovviamente la solita cosa, siamo una compagnia amatoriale, ci divertiamo, dai, siamo un gruppo, ci divertiamo. La nostra Chiara, che farà una parte piccolina ma bellissima, e se la ricorderanno. Poi ci sono, adesso alzati un po', parlando degli alti e bassi, sono Alessandro e Fabrizio, gli alti e i bassi, siediti. Tra gli altri questa sera c'è anche Paola, perché è più alta del solito, sarà la capera, e poi c'è Angela la cameriera, in ogni buona commedia tipo farsesca che si fa, sì, c'è la cameriera, ce l'abbiamo pure qua. Poi ci sta, ci siamo noi che siamo i vecchi della situazione, siamo gli anziani, vecchi. Eh sì, facciamo la parte degli anziani, siamo il papà e la mamma di questo giovinotto. Io sono più grande e speciale. Poi ci sta Anna, che farà una bella parte vips questa volta. Poi ci sta Umberto, che farà il nostro consuocero. Poi ci sta il mitico Gaetano, l'onorevole Pappa Cicciolo, Pappa Ceci, dimentico sempre questo. Pappa Ceci. Sì, sì, dopo. E poi ci sta Giuseppe, che è una new entry, e pure farà un bel personaggio. Questo è il posto suo, la mia figliola che cresce, questa volta farà l'esperienza di fare la presentatrice. Eccola qua. Allora, pronti? Tutto pure tu? Tutti? Aspetta, Francesco. È una manella scura. 3, 2, 1. Merda! Merda! Merda!